Vuoi il meglio per la tua auto? I tutorial li stai già guardando. Così la scelta giusta per i buoni affari è comprare sull'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Trovi i bracci oscillanti Bolk usati in questo video solo sul sito Mister Auto e nel link nella descrizione. Spegni l'auto e tira il freno a mano. Per cambiare i bracci oscillanti, bisogna sollevare la parte anteriore dell'auto e rimuovere le ruote. In tal modo potrai accedere al sistema di sospensione. Molla i bulloni delle ruote anteriori. Solleva la parte anteriore dell'auto e appoggiala sui due cavalletti. Ti consigliamo comunque, prima di iniziare, di guardare prima il tutorial Sollevare l'auto in sicurezza. Dopodiché puoi togliere le ruote. Non dimenticare di metterle sotto l'auto. Questi componenti sono spesso bloccati. Usa pure dello sbloccante per facilitare l'operazione. Per facilitare l'operazione, ti consigliamo di svitare leggermente la vite del supporto dell'ammortizzatore perché ci sia abbastanza gioco per alcuni passaggi. Per farlo, abbiamo una videoguida. Cambio ammortizzatori anteriori. Per rimuovere il braccio oscillante, bisogna staccare il cardano dal portafusello per poter rimuovere tutte le viti che sostengono il braccio stesso. Usa un cacciavite piatto per rimuovere la chiavetta di sicurezza e la copertura di metallo. Poi riavvita un perno della ruota, in modo da non rompere le viti di sostegno del disco durante il passo successivo. Inserisci un cacciavite piatto abbastanza sottile perché passi tra le due pareti del disco. Così potrai bloccare la rotazione del cardano. Poi usa una leva per chiave a bussola con inserto da 36 per sbloccare il dado del mozzo. Non svitarlo del tutto. Usa una chiave inglese da 21 e una bussola Torx da 20 per svitare il dado di sostegno della testina del braccio oscillante. Usa un estrattore per testine per sbloccare il braccio dal portafusello. Per rimuovere il braccio oscillante dalla sua testina, bisogna sollevare leggermente il portafusello e creare lo spazio necessario per rimuovere del tutto il triangolo. Attenzione! Quando sollevi questa parte, controlla che l'auto sia ben appoggiata sui cavalletti. Poi, con una leva, stacca il braccio dalla testina. Adesso puoi finire di svitare il dado dal mozzo. Rimuovi il cardano dal portafusello. Spingi bene il cardano contro la scatola del cambio, perché da quest'ultima non coli l'olio. Adesso puoi accedere alle viti di sostegno del braccio oscillante. Usa una chiave a bussola con inserto da 21 e un Torx da 50 per svitare e rimuovere le due viti di sostegno del braccio oscillante. Adesso puoi rimuovere il braccio oscillante. Puoi sostenerci, clicca mi piace sul video e iscriviti al canale. Trovi i pezzi e i prodotti Bolk utilizzati nel video sul sito di Mister Auto e nel link nella descrizione. Monta il nuovo braccio oscillante.
Poi rimonta le due viti di sostegno. Termina di avvitare usando una chiave dinamometrica. Per rimontare il braccio oscillante e inserire il cardano nel portafusello, bisogna separare la base dell'ammortizzatore dal portafusello. Usa una chiave a bussola con inserto da 18 per svitare le due viti alla base dell'ammortizzatore. Tieni fermo il dado con una chiave inglese da 18. Poi rimuovile. Sempre tenendo fermo il portafusello, inserisci il cardano nel suo alloggio. Poi solleva il tutto per infilare la testina nel braccio. Adesso puoi riavvitare la base dell'ammortizzatore sul portafusello. Termina di avvitare usando una chiave dinamometrica. Riavvita l'estremità del braccio. Termina di avvitare usando una chiave dinamometrica. Usa nuovamente la tecnica del cacciavite per bloccare la rotazione del cardano e riavvitarlo. Termina di avvitare usando una chiave dinamometrica. Rimonta la copertura metallica e poi la chiavetta di sicurezza. Dopodiché rimonta le ruote e fai scendere l'auto. Nel corso di questa operazione dovrai intervenire sul sistema di sterzo dell'auto. Quando è regolato e perfettamente allineato, il suo scopo è di garantire un perfetto controllo della vettura e un'usura regolare dei pneumatici anteriori. Un controllo della geometria effettuato da un professionista garantirà di nuovo che il sistema di sterzo sia perfettamente a posto e funzionante. Operazione conclusa. Se questo video ti è stato utile, like e iscriviti al canale.